Dov'è Pia? Dov'è Pia? Ciao Pia, dove sei? Dove sei Pia? Ciao Pia, marrai magno. Pia, dov'è Pia? Eccola lì. Ciao a tutti, ed eccoci in una nuova giornata, di nuovo in macchina, ma questa volta non per andare a fare la spesa, perché sarebbe assurdo, ci sono appena stata, ma perché devo portare Giadina dal dentista, perché le è gonfiata di nuovo la faccina. Vieni. Vabbè, c'è un po' di sole. Comunque, di nuovo la faccina gonfia. E quindi abbiamo preso appuntamento e la portiamo dal dentista. I bambini sono a casa con il nostro vicino Simone. Simone, perché con qualcuno li dovevo lasciare, mica posso lasciarli da soli. E quindi noi andiamo, tanto è aperto solo per le emergenze, perciò andiamo e torniamo subito, cioè andiamo e passiamo subito, insomma. Oh, è venuto verde, che fortuna. L'autocertificazione ce l'ho dell'altra volta che sono andata a fare la spesa, che fortunatamente non l'ho compilata e quindi ce l'ho lì pronta nel caso si fermassero, così almeno gliela faccio vedere, o comunque se ce l'hanno loro glielo dico. Sto portando la bambina dal dentista, penso che non serve neanche più di tanto, nel senso quasi che controllano, perché comunque voglio dire si vede la faccia gonfia, dove pensate che sto andando. Però vabbè, giustamente loro devono fare i controlli per vedere che non ci sia gente che va in giro così tanto per girolare. La mascherina ce l'abbiamo tutte e due, solo tanto adesso siamo in macchina, non la mettiamo, la mettiamo poi quando scendiamo prima di entrare dal dentista. Anche perché tu devi pensare positivo, pensa, qualsiasi cosa mi fanno, qualsiasi cosa devo sopportare ora, poi mi passa il mal di denti, giusto? Perché se te lo levano, vabbè, un pochettino Perché quello lì è ancora attaccato alla male. Sì, dentina. vabbè, ti fanno l'anestesia, mica te lo sradicano via così, però comunque la punturina dell'anestesia un pochettino male lo fa, perché comunque è un buchino, no? Come quando fai gli esami del sangue, quindi un pochettino male lo fa. Poi ti devono comunque levare un dentino e quindi, però tu pensi, vabbè, sento male un'oretta, ma poi non lo sento più, Però capito? poi non mi dovrò toccare la gengiva. Oh sì, vabbè, meglio di no, perché sulla lingua ci rimangono tanti microbi e siccome lì poi magari è aperto, capito? Se tu vai a toccare con la lingua i microbi vanno lì dentro e poi ti viene un'infezione. E poi com'è vuoto, mamma mia. E poi, vabbè, a parte Non ci sto questo, più se infilando invece se te lo niente. puliscono e te lo chiudono, quello lì l'hai già fatto, perciò sai quello che ti fanno, no? Non Anche gli mi fanno alberi, niente, guarda che mi tristezza. puliscono un po' il dente, però quando me lo puliscono mi fanno un po' male, ma non così tanto di dirgli che mi fanno male. Però comunque vedrai che piano piano andrà tutto bene, non può succedere niente di male mai a due come noi.
Per i guanti, cerca di non toccare. Hai visto? Cerca di non toccare niente. E allora adesso ci disinfettiamo le mani. Sì, con quella che abbiamo noi. Poi tanto dentro sicuramente ce ne sarà. Comunque tu cerca di non toccare giochi, niente. Perché per sicurezza, sia per chi c'è stato prima, sia per chi viene dopo, ok? Allora, io mi prendo la tua mascherina. Io mi prendo la mia. Anche se mi questa qua mi fa larga. Vabbè. Farne una piccola per te è impossibile qua. Dovremmo andare verso così o verso così? No, forse così. Non lo so. Mamma mia, vorrei fare scambio con la tua. Ma amore, la mia è ancora più grossa. Ok, così. Ok? Mi sto facendo andare chiari con questa. Ok. Forse la mangiasse prima, se no. Perché? E niente, la mamma è un genio tutte le volte. Perché mi hai rovesciato un po'? No, perché mi metto il tappo nel verso sbagliato. Bene, anche in mezzo così, eh. Ok. Solo che non vedo questa mascherina. Che puzza, che pasta di caramella. Ma che caramella? Sì, caramella. Allora, adesso prendiamo il telefono e andiamo. A casa sono passata all'Eurospin perché Giada non poteva non può mangiare cose da masticare, comunque cose morbide, quindi sono passata per prendergli la certosa. Ecco, ne ho prese due, una l'ha già aperta, la sta mangiando, e l'altra è qua, la mettiamo in frigo. Ne ho approfittato per prendere proprio due cosine, visto che c'era il gorgonzola dolce in offerta, l'ho presa. Mi sembra, sì. Poi c'era il brie in offerta e quindi l'ho preso. Vi dico un segreto. Insieme al formaggio con i buchi è il mio formaggio preferito. Ho speso 20,94 €. Poi in offerta c'erano i pomodori. Allora ho pensato a Sabrina, che li ama particolarmente, quindi ne ho presi due pacchi. L'altro lì. E poi finalmente ho trovato l'avocado, quindi ne ho presi tre. E ho preso, che erano in offerta, dei mirtilli. Perché vorrei provare a fare i muffin, quelli di Bibi, mettendoci dentro i mirtilli. E poi una cosa per i bambini, ho preso questi, che però li possono mangiare dopo che a Giada è passato questo gonfiore, quindi adesso li mettiamo nel mobile e questo mal di denti, e poi si dovranno, vabbè, ovviamente andare a lavare i denti, perché quello è ovvio, però comunque glielo ho presi perché sono senza glutine, così hanno un rovetto di cioccolato. Poi per Pasqua ci penseremo. Prendi gli altri così.
sì. E basta, questo qui è tutto quello che ho preso, niente di che. Sì, sono delle uova di Pasqua. Sì, e ho preso qualcos'altro? No. Guarda nel sacchetto. No, ho messo detto tutto, va bene. Adesso vado a sistemare. Ma poi devo andare a preparare il pranzo. Adesso sono a casa. Praticamente, ma oggi che giorno è? Oggi. Sabato. Sì. Quindi papà arriva presto, bene. Allora, adesso vado a mettere gli avocado nella frutta, nei contenitori della frutta. E poi volevo stirare, però forse sarebbe meglio se prima facessi la torta. Perché poi, se no, se mi metto a stirare non la faccio più. Volevo fare una torta che ho visto su un canale, che è mango e banana. Siccome Maurizio ha comprato due mango, io avevo comprato un mango, bisogna farli andare questi mango. E allora pensavo di fare così, ma prima do la tachipirina a Giada e poi facciamo la torta, mango e banana. Vi faccio vedere, vi dico cosa serve per fare questa torta mango e banana. Allora, 3 uova intere, 300 g di yogurt alla banana, 100 g di olio di semi, una bustina di lievito, una banana, un mango tagliato a cubetti, 220 g di farina 00, 60 g di zucchero normale semolato e io ho messo un cucchiaino di zucchero vanigliato e basta. Quindi adesso partiamo subito con la preparazione. La ricetta, vi dico, l'ho vista su un canale YouTube di Rita Chef Channel. Vi lascio magari il link qua sotto se volete andarlo a visitare. Partiamo subito. Allora, inizio sbattendo un po' le uova, aggiungo l'olio, gli yogurt, gli zuccheri, il lievito, un po' di farina. Poi qui ho fatto un errore, sono andata ad accendere il forno e a pulirlo e poi ho riaggiunto altra farina, probabilmente ho rovinato l'azione del lievito e quindi è successo un caos. Dunque, aggiungo il mango e la banana, mescolo bene con una spatola, poi metto un pezzo di carta da forno inumidito con l'acqua nella teglia e vado a versare tutto quanto il composto, poi spolverizzo sopra la superficie con un pochino di zucchero e la cuocio a 180 gradi per 40 minuti. La torta, come vedete, è pronta e adesso io vado a fare dei lavori su Giorgia, che è bravissima, dà la merendina Pia e niente, quindi ci vediamo più tardi che vediamo com'è venuta la torta, la apriamo. Secondo me sembra buona. Thank you.
Di tagliare la torta e vedere com'è venuta. Adesso vi faccio vedere anche la merenda che ha preparato Giorgia per lei, perché a lei questa torta non piace. Allora, vabbè, ci sono già arrivati. Praticamente era un rotolo di pasta sfoglia e dentro ha messo le gocce di cioccolato. Sì. E l'ha rotolato, poi l'ha spennellato e ci ha messo lo zucchero sopra, e questo è quello che è rimasto. One, two, three, come on!